partito. Sì. Siamo anche con Bracoccia. Allora, gara 1 vittoriosa, le tue prime sensazioni? Una bella partita, giocata bene nella prima parte, poi avete resistito al ritorno in Novara. Correggimi se sbaglio. Siamo state brave a tenere la concentrazione anche quando le cose non giravano benissimo, come il terzo set. Ha aiutato tantissimo il palazzetto pieno, che è un'emozione bellissima giocare col palapallini così pieno che è tipo per te. Quindi tutto è andato bene e possiamo comunque migliorare tantissimo, soprattutto in difesa e anche in battuta, abbassare un po' degli errori. Sicuramente non sarà facile a Novara, però se noi teniamo la nostra concentrazione, il livello di gioco e aumentiamo ancora un po' su quelle cose che magari non giravano benissimo, sono fiduciosa che possiamo portare a casa altre due partite. Molto carattere anche quando Novara vi ha messo alla prova, no? Ha vinto il terzo set punto a punto fino a metà del quarto. Lì avete tenuto duro, diciamo, anche dal punto di vista caratteriale, oltre che a giocare una buona partita, avete fatto una buona prova anche da quel tuo punto di vista. Beh, penso che questa squadra ha dimostrato di avere carattere. Dopo due semifinali come abbiamo fatto contro Conegliano, più di carattere così non penso che si può dimostrare. Quindi dura prova, sì, Novara ha giocato bene in certi momenti e noi siamo stati molto bravi a gestire la cosa. L'ultima cosa, si gioca tra due giorni, non vi fermate mai, no? E la, no, e la sfida no, è ancora molto lunga. Noi non sappiamo quando sono i giorni liberi. Penso che quando finisce la stagione saremo in panico perché non si gioca più, però pazienza. Grazie, complimenti. A voi.